L'avete visto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, già Presidente del Consiglio. Buonasera Presidente Renzi. Buonasera, buonasera Floris e buonasera a Ilaria Capua e a Fabiola Gianotti, che sono due italiane nel mondo che ci rendono orgogliosi. Senza dubbio grazie per il loro lavoro, è molto sono utili due persone soprattutto. Che stimo moltissimo. Senta, Presidente Renzi, ha sentito il Ministro Speranza, lui dice guardate che si può ripartire ma necessariamente per gradi. Se avessimo fatto qualcosa di più, noi avremmo messo in moto una macchina che ci avrebbe riportato presto a gestire un'epidemia senza controllo. Sicuramente ci sono spazi molto difficili da capire, e lo ha detto la professoressa Capua, lo ha detto il ministro Speranza, insomma è un inedito questo virus e quindi non possiamo sapere fino in fondo che cosa sarebbe accaduto. Penso però che noi abbiamo tre o quattro questioni diverse. La prima è la questione sanitaria, Floris. La questione sanitaria, lo ha spiegato molto bene la professoressa Capua, ha un indice che è quello fondamentale, che è quello dei posti letto in terapia intensivi. Nel momento di massima emergenza l'Italia ha occupato 4.100 posti in terapia intensiva. Oggi sono 1.863. Non stiamo andando benissimo, ma stiamo andando meglio. C'è un'emergenza economica devastante. Oggi non la vediamo ancora, anche se chi ha un bar la vede, chi ha un ristorante la vede, chi ha un albergo la vede. Ma in autunno la vedremo tutti, perché alla carneficina umana di 30.000 morti si sommerà una terribile emergenza occupazionale. Dirlo è un fatto di serietà. Vi è poi una terza importante considerazione, che è quella di natura costituzionale, che forse è meno importante agli occhi delle persone, perché uno è chiuso in casa da 2 mesi, non è che ha voglia di farsi una discussione sulle regole del gioco, però io penso che invece sia molto importante che noi riconosciamo che ciò che sta accadendo in questi giorni, in queste settimane sulla Costituzione funzionerà da precedente per il futuro. Cioè violare le regole della Costituzione, o più correttamente derogare alle regole della Costituzione in modo poco giuridicamente sostenibile, avrà degli effetti per il dopo. Insomma, siamo in un gran caos, mi consola soltanto il fatto che uno storico come Paolo Mieli più volte ci ha ricordato che queste grandi pandemie, che sono terribili, che ci fanno un sacco di danni, però poi lasciano spazio a delle grandi ripartenze. Io vengo da Firenze, sono a Firenze, la peste di Boccaccio del 1348 fu l'evento finale di un lungo periodo di crisi che poi portò però alla nascita del Rinascimento. C'è sempre la luce in fondo al tunnel.